coronavirus, un altro decesso, non ce l'ha fatta Antonio Antonelli, 63 anni, diabetologo di Agnone, il cordoglio dei colleghi. Dal veneziale intanto ennesimo SOS, pazienti Covid nel pronto soccorso e non trasferiti a Campobasso perché non c'è posto, l'ASAREM corre ai ripari e destina metà medicina del Cardarelli a malattie infettive. All'alba, a Isernia, blitz antidroga dei carabinieri, 5 rom in manette, la cocaina spacciata anche da minori nelle scuole del capoluogo. Due degli arrestati percepivano il reddito di cittadinanza e avevano ridotto sul lastrico un commerciante attraverso l'usura. Clamoroso a Isernia, il sindaco Giacomo D'Apollonio silura l'assessore De Toma, mentre a Palazzo d'Aimmo Micone certo della riconferma a presidente del Consiglio. Il Consiglio Comunale di Campobasso approva la proposta del gruppo consiliare del PD che prevede la possibilità di trasferire i pazienti gravi no Covid nel reparto di terapia intensiva del Gemelli. 33 borse di studio, una per ogni studente campobassano che in base ai crediti risulta il migliore di ogni corso. Le finanzie a Palazzo San Giorgio le gestisce l'Università del Molise. Rinnoviamo una scommessa comune, il messaggio del sindaco Gravina e del rettore Brunese. E infine lo sport al tempo del Covid, doppio appuntamento su Teleregione stasera alle 21 Molise Sport, domani alla stessa ora Focus con Conto alla rovescia tra gli ospiti di Cristinzi e Cavaliere. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. In apertura l'avete sentito, c'è l'aggiornamento sul coronavirus, un altro decesso all'alba, non ce l'ha fatta Antonio Antonelli, diabetologo di Agnone, molto conosciuto anche ad Isernia. Aveva 63 anni ed era ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Era uno sportivo, riferiscono i colleghi. Gli altri numeri dell'ultimo bollettino, 11 nuovi ricoveri, 156 nuovi contagi, tutti particolari nel servizio di apertura. La notizia ha sconvolto le comunità di Agnone e Isernia. Antonio Antonelli non ce l'ha fatta. È morto stanotte al Cardarelli di Campobasso. Da giorni era ricoverato in terapia intensiva. Dirigente medico presso il reparto di medicina dell'ospedale Caracciolo, aveva collaborato anche con il veneziale di Isernia. Stimato diabetologo, il dottor Antonelli era un professionista molto scrupoloso, capace di instaurare un profondo rapporto umano con i suoi assistiti. Aveva contratto il Covid anche se le sue condizioni di salute non sembravano disperate. Poi questa notte il quadro clinico è precipitato sino al decesso sopraggiunto in mattinata. Non aveva altre patologie, anzi era uno sportivo, percorreva 10 km al giorno, il ricordo dei colleghi distrutti dal dolore. Nell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale ci sono anche altri 4 decessi: una 81enne di Vinchiatura, ospite della casa di riposo, una 90enne di Ferrazzano, a casa, un 79enne di Capracotta ricoverato in malattie infettive ed un 74enne di Cerro al Volturno deceduto in terapia intensiva. Il totale delle morti da inizio pandemia raggiunge quota 85. E ancora una persona di San Giuliano di Puglia trasferita da malattie infettive in rianimazione. Ora i pazienti curati dallo staff del dottor Flocco sono 7, 11 invece i nuovi ricoveri in malattie infettive, tra cui un ragazzo di 31 anni di Pietrabondante, a dimostrazione che il virus non guarda la carta d'identità, con il totale che sale a 66 ed il reparto in grande sofferenza. 156 nuovi positivi su 1037 tamponi processati, 32 positivi a Montaquila, 20 a Termoli, 17 a Campobasso, 10 a Pietrabondante e San Martino in Pensilis, 6 a Isernia, 5 a Colle d'Anchise, 4 a Monte Cirfone, 3 a Fornelli, Gambatesa, Petacciato, Porto Cannone, Riccia, 2 a Campomarino, Casal Ciprano, Cerce Maggiore, Cerro al Volturno, Morrone del Sagno, Oratino, Ururi, Venafro e Vinchiaturo. Contagi anche a Boiano, Campochiaro, Castellino del Biferno, Ferrazzano, Larino, Mafalda, Mirabello Sannitico, Monte Falcone nel Sagno, Palata, Pesche, Sant'Agapito, Sant'Elena, Sannita, Sessano del Molise, Sesto Campano, Spinete, Trivento. 20 i guariti, 2.233 i casi attualmente positivi, 1.970 gli asintomatici a domicilio, 3 nelle case di riposo, 2.294 i soggetti in isolamento.
La presidenza ed il consiglio direttivo dell'Associazione Medici Diabetologi del Molise si stringono con affetto alla moglie e alla figlia, partecipando sgomenti all'improvvisa perdita del dottor Antonio Antonelli, medico attento e generoso, custode e divulgatore delle conoscenze clinico-scientifiche e diabetologiche, magistralmente espresse nel recente passato in qualità di presidente regionale dell'associazione. Intanto dal veneziale di Isernia arriva un altro, l'ennesimo SOS pazienti Covid al pronto soccorso e non trasferiti a Campobasso perché non c'è posto. L'ASREM corre ai ripari e destina metà medicina del Cardarelli a malattie infettive. Tutti i particolari nel servizio. La percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid-19 in terapia intensiva rispetto al totale di quelli disponibili è pari al 26%, è quanto emerge dal rapporto Agenas in base alla rilevazione giornaliera del 17 novembre del Ministero della Salute. La percentuale nazionale è del 42%, ma non basta perché spesso i numeri non aderiscono perfettamente alla realtà, sì perché le testimonianze che giungono dal Cardarelli parlano di un reparto, quello Covid, in grande difficoltà. Per questo l'ASREM ha provveduto a trasformare 3 sale del blocco operatorio in altrettante postazioni di terapia intensiva. Sempre nelle scorse ore si è provveduto a rimodulare il reparto di medicina, che di fatto si dimezza e lascia spazio per la creazione di nuovi posti di malattie infettive, come conferma il presidente della regione Donato Toma. Beh, a me risulta che si sta rimodulando medicina, anzi è già stata rimodulata per creare posti per malattie infettive. In realtà in questo momento la terapia intensiva è impegnata, ma non oltremodo impegnata. Noi abbiamo 12 posti di terapia intensiva al Cardarelli, ma ne abbiamo altri a Gemelli, abbiamo altri posti a Termoli, abbiamo altri posti a Isernia, in tutto in regione sono 30 fra pubblico e privato di terapia intensiva, che verranno a brevissimo portati a 44. Intanto da Isernia giunge un nuovo SOS. Nel pronto soccorso del veneziale, in un'area appositamente creata, i pazienti Covid sono degli abituè. Al momento ce ne sono 4 e non vengono trasferiti in malattie infettive a Campobasso proprio perché il reparto è saturo. Giusto per dare il senso di ciò che accade, il 31enne di Pietrabondante, trasportato nelle scorse ore nel reparto Covid del Cardarelli, per diversi giorni è stato assistito dal personale del pronto soccorso del veneziale. Numeri, indici dunque che variano e che potrebbero influire su un eventuale cambio di colore del Molise, ora giallo, ma con l'arancione dietro l'angolo. Il venerdì mi arriva il report validato, in realtà i dati cominciano ad arrivarmi il giovedì, ma non sono validati, sono dati di riscontro. Potrebbe anche cambiare la situazione del Molise, noi non lo escludiamo, mai escludiamo ciò. Noi seguiamo l'andamento epidemiologico del Molise, seguiamo i contagi, ma seguiamo anche le guarigioni. Facciamo un break con la cronaca. 5 persone appartenenti alla stessa famiglia Rom sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Isernia per spaccio di droga. La cocaina veniva distribuita anche attraverso minori ed anche nelle scuole del capoluogo Pentro. 2 degli arrestati percepivano il reddito di cittadinanza e avevano anche ridotto sul lastrico un commerciante attraverso l'usura. Il nostro Nicola De Santis questa mattina all'alba ha partecipato al blitz dei carabinieri. Sentite. I carabinieri del comando provinciale di Isernia, sin dalle prime luci dell'alba, hanno dato esecuzione a 5 misure di custodia cautelare in carcere ai danni di 5 persone di etnia Rom, appartenenti al medesimo nucleo familiare. Si tratta di 3 uomini e 2 donne, legati da un forte vincolo di parentela, con un'età compresa tra i 20 e i 50 anni. L'operazione odierna ha permesso di stroncare un florido mercato di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina e derivati della cannabis. Le indagini sono partite a dicembre del 2018, dopo la denuncia di una madre disperata, esausta per le continue richieste di denaro del figlio. I militari, dopo pedinamenti, appostamenti e intercettazioni, hanno focalizzato l'attenzione su un'abitazione popolare di San Leucio e sui vicoletti del centro storico prossimi alla Fontana Fraterna.
per la cessione della droga ai pusher utilizzavano un codice che è stato prontamente decriptato dai carabinieri. Tra gli assuntori di cocaina, purtroppo, anche studenti del capoluogo di provincia. Gli assuntori, posti davanti all'evidenza dei fatti, sono crollati, confermando i sospetti degli investigatori. Inoltre, gli spacciatori non esitavano ad utilizzare minori per trasportare la cocaina. Una delle due donne arrestate, peraltro, continuava a cedere droga nonostante fosse già ristretta ai domiciliari. Durante le indagini è emersa anche l'estorsione dei rom ai danni di un commerciante esernino in difficoltà economiche, con interessi che arrivavano anche al 300% a fronte di un piccolo prestito. L'impossibilità di onorare il debito aveva indotto l'esercente a chiudere l'attività commerciale. Durante il blitz di questa mattina è stata impiegata anche l'unità cinofila, oltre ai carabinieri provenienti da diverse stazioni presenti sul territorio. Nell'inchiesta risultano indagate a piede libero altre 3 persone per concorso in spaccio di droga. Infine, 2 delle persone arrestate, come accertato dai carabinieri, stavano percependo indebitamente anche il reddito di cittadinanza. È già stata avviata la procedura per il recupero delle somme indebitamente percepite. Restiamo ad Isernia per una ultima ora, una notizia clamorosa. Il sindaco Giacomo D'Apollonio ha revocato in tarda mattinata l'incarico in giunta a Sonia De Toma, ormai ex assessore all'istruzione. La decisione del primo cittadino è legata all'approvazione travagliata in consiglio del bilancio di previsione 2020-2022. Stando alle indiscrezioni, il rapporto tra i due era ormai logoro da tempo tanto è vero che già in altre 2 circostanze il generale aveva pensato ad un avvicendamento. Clamorose novità riguardano anche la regione Molise, dunque ci spostiamo a Campobasso. A meno di clamorosi sviluppi, Salvatore Micone dovrebbe essere confermato alla presidenza del Consiglio. Suo vice sarà il consigliere Mena Calenda, che avrebbe scavalcato Gianluca Cefaratti proprio dopo il voto sul bilancio a Isernia. Ovviamente sia Cefaratti sia Romagnolo sono ora sul piede di guerra. Infine, quasi certamente Ermandino D'Egidio sarà eletto alla segreteria della presidenza del Consiglio. Torniamo all'emergenza sanitaria legata al coronavirus per approfondire una proposta che è stata approvata dal Consiglio Comunale di Campobasso su iniziativa del Partito Democratico. Nello specifico si chiede la possibilità di trasferire i pazienti gravi no Covid nel reparto di terapia intensiva del Gemelli. Sentite Andrea Vertolo, che questa mattina ha seguito per noi la conferenza stampa. I pazienti gravi non Covid possono essere trasferiti nel reparto di terapia intensiva messo a disposizione dal Gemelli, almeno questa è la proposta che è stata accolta dal Consiglio Comunale di Campobasso, proposta fatta dai consiglieri del Partito Democratico Alessandra Salvatore, Giose Trivisonno, Antonio Battista e Bibiana Chierca, che oggi qui davanti alla facoltà di medicina dell'Unimol hanno spiegato nel dettaglio le proposte all'interno del documento programmatico. La proposta principale è innanzitutto l'ampliamento dei posti di terapia intensiva e subintensiva all'interno degli spazi del Cardarelli, visto che insomma i numeri sono quelli che sono e il bollettino è un bollettino drammatico quotidianamente parlando. Sicuramente la seconda proposta, che è parallela, per i malati non Covid, considerando che gli spazi ormai del Cardarelli non sono accessibili, non possiamo più assistere a traslochi di pazienti gravi che necessitano di essere monitorati 24 ore su 24, operati e poi trasportati in giro per il Molise o addirittura fuori regione. Abbiamo a 200 metri il Gemelli Spa, la Cattolica, con spazi adeguati sia per le sale operatorie sia per le terapie intensive, e quindi è il momento, purtroppo aggiungo, perché la situazione non l'avremmo ovviamente mai augurata, è il momento che il privato convenzionato si metta a servizio del pubblico. Abbiamo elencato oggi i sindaci che hanno già aderito, i sindaci che sono stati proprio a volo contattati da noi, perché come dicevamo in conferenza stampa si è consumato tutto nell'ordine di massimo 48 ore. Stanno continuando ad arrivare adesioni di sindaci, ci sono state adesioni di minoranze, di consiglieri comunali. L'emergenza, lo dicevamo, l'emergenza è regionale. La nostra regione ha una dimensione tale per cui bisogna andare a risolvere i problemi con una rapidità
che le dimensioni del territorio e anche lo stretto collegamento fra sindaco con sindaco, sindaco con ente superiore permette. I sindaci hanno aderito perché sicuramente vivono ancora di più del capoluogo la paura, la preoccupazione, quando non la disperazione, dei propri concittadini. È ovvio che i comuni non hanno la possibilità di fare concretamente, però ieri in Consiglio Comunale a Campobasso, e grazie agli altri sindaci che hanno aderito e spero saranno sempre di più, si è chiesto una cosa, si è chiesto di per un attimo fermarci con le polemiche, fermarci con andare a individuare le cause di questa situazione che è disastrosa. Oggi è il momento, tutti insieme a livello istituzionale, di trovare soluzioni, e noi attraverso una fase di studio e di ascolto delle soluzioni le abbiamo proposte, delle soluzioni che non si realizzeranno a marzo-aprile, cosa che la Regione già sta facendo individuando una struttura, ma soluzioni che si realizzeranno fra 10 giorni se c'è la volontà, perché ci sono già le strutture, siamo qui apposta, e quindi dare un messaggio di concretezza e soprattutto, io dico ai cittadini, di speranza. Non dobbiamo avere paura, bisogna che tutta l'istituzione e tutta la politica si impegni affinché trovi soluzioni immediate, e noi ne proponiamo tante, e trovi soluzioni anche, diciamo, più a lungo raggio. 32 nuovi positivi a Montaquila, non è un risultato inaspettato, in quanto erano tutti casi già conosciuti dal comune perché le persone si erano sottoposte a test presso strutture private. Ad oggi la situazione dei contagi, riferisce il sindaco Marciano Ricci, così come comunicato dall'ASREM, è di 74 positivi tra residenti e non, di cui 2 casi di cittadini residenti nel comune ma domiciliati altrove. Il dato non è confortante, aggiunge Ricci, senza creare ulteriori allarmismi va detto che la situazione è critica e desta più di qualche preoccupazione. Si è cercato anche con provvedimenti impopolari di arginare la diffusione del virus, ma nonostante ciò si viene a sapere di riunioni di famiglia e feste private che continuano a svolgersi in tutta tranquillità, portando poi a questi risultati. A tal proposito il sindaco ricorda il DPCM del 13 novembre 2020, l'articolo 1 con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Sempre il sindaco informa che se si continueranno ad avere questi atteggiamenti saranno adottati provvedimenti più restrittivi. L'aumento dei contagi ha indotto molte persone a sottoporsi autonomamente a test cosiddetti rapidi, un sistema per incrementare il tracciamento dei positivi. Al Gemelli Molise è stato allestito un percorso in sicurezza per chi vorrà sottoporsi a tamponi antigenici. L'infettivologo della struttura ha spiegato a Teleregione a cosa servono. Sentite il servizio. La situazione attuale, che vede il costante aumento dei casi di Covid-19 e la difficoltà di lavorare a un tracciamento compiuto, proprio vista la mole dei positivi, ha indotto sempre più persone a organizzarsi autonomamente per sottoporsi a uno dei cosiddetti test rapidi e avere delle risposte che, seppure non precise come lo sono solo quelle dei tamponi molecolari, rappresentano comunque un riscontro su un'eventuale positività da accertare successivamente proprio col test classico del servizio sanitario. La struttura d'eccellenza Gemelli Molise è stata autorizzata a effettuare i test rapidi antigenici e sierologici. Il primo riconosce diverse componenti del virus nell'organismo, il secondo cerca eventuali anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta all'infezione. Il dottore Arturo Ciccullo, infettivologo del Gemelli, ha guidato il collega Pierluigi Borragine all'interno del percorso completamente sicuro che effettuerà chi deciderà di sottoporsi ai test. Offriamo questo servizio in nostra struttura all'interno del Gemelli Molise, ma allo stesso tempo una struttura che garantisce il distanziamento e garantisce che questi pazienti che vengono a fare il tampone non entrino in contatto con i degenti, con i visitatori e con il personale sanitario degli altri reparti. Ma stiamo vedendo questo percorso, è un percorso dedicato che, come diceva lei, permette di non entrare a contatto con tutti gli altri settori dell'ospedale. Esatto, per uno scrupolo, diciamo, nostro abbiamo posto come prima condizione, prima di cominciare ad offrire questo servizio, la creazione di un percorso dedicato per il tampone antigenico, il tampone cosiddetto rapido, e ovviamente il percorso è condiviso anche dai pazienti in preospedalizzazione che invece per disposizioni nazionali fanno il tampone molecolare classico. Senta, il test rapido che cos'è?
Il test rapido è un test diverso rispetto al test molecolare. Il test molecolare cerca il genoma virale, il test antigenico, il test rapido cerca una proteina del virus, un antigene appunto, quindi permette di avere risultati in tempi più rapidi perché non richiede test molecolari di replicazione tramite PCR. Quanto tempo occorre per farlo e entro quando si ha poi il risultato? Fisicamente il tampone è soltanto nasofaringeo, impiegano circa 30-40 secondi dall'ingresso del paziente nella stanza all'effettuazione fisica del tampone. Il tampone viene poi mandato in laboratorio, entro pochi minuti viene analizzato e in giornata il paziente ha, spesso dopo pochissime ore, la risposta, il referto via mail. Ma qual è il tasso di affidabilità di questi test? L'esperto del Gemelli chiarisce anche questo aspetto. I risultati ci dicono che la specificità, cioè il risultato positivo davvero predice una diagnosi di Covid-19, è molto alta, praticamente sovrapponibile a quella del tampone molecolare. Invece la sensibilità è leggermente più bassa, per cui il paziente con sospetto, con sintomi e con tutto, è consigliabile faccia il tampone molecolare, che è quello diagnostico. 33 borse di studio, dunque cambiamo argomento, una per ogni studente campobassano che in base ai crediti risulta il migliore di ogni corso. Le finanzia il comune di Campobasso, le gestisce l'Università degli Studi del Molise. Rinnoviamo una scommessa comune, il messaggio del sindaco Gravina e del rettore Brunese dopo la firma di questa mattina, firma che abbiamo seguito anche noi. Guardate. Non solo un annuncio, perché la conferenza stampa è fissata a poche ore dalla pubblicazione del bando. Possono partecipare matricole già iscritte e anche chi sta pensando di farlo. Anzi, c'è un incentivo in quel caso, il mancato pagamento della mora. L'avviso approvato con decreto del rettore Luca Brunese offre la possibilità di guadagnarsi, in base ai crediti che si matureranno fino al secondo semestre, una borsa da 1.000 euro. Ce ne sono 33 a disposizione, una per ogni corso di laurea. Un'azione amministrativa che è anche una scommessa comune rinnovata fra la Ateneo e Campobasso, la città dove ha sede il cuore pulsante dell'Università del Molise. In un momento come questo, dove tra l'altro assistiamo ad una emorragia demografica, noi non possiamo, dobbiamo fare di tutto affinché l'Università del Molise conservi il suo patrimonio culturale e lo continui a trasmettere al territorio. In un momento tra l'altro un po' particolare, nel quale molti possono essere tentati dall'iscrizione ad altre università attraverso la didattica a distanza, noi dobbiamo cercare invece di garantire la presenza nell'Università del Molise e ovviamente contribuiamo con un aiuto, un sostegno che premierà ovviamente la cittadinanza di Campobasso e soprattutto il merito, perché verrà riconosciuta non soltanto a chi ovviamente ha subito un calo del reddito, e pensiamo ai tanti commercianti professionisti, ma soprattutto appunto a coloro che meritevolmente intendono proseguire il percorso di studio. La dotazione messa in campo dall'amministrazione Gravina, presente alla firma con il sindaco e l'assessore Panichella e Felice, è il risultato delle donazioni confluite nel fondo Covid di Palazzo San Giorgio e di un contributo del municipio. Ulteriore incentivo a scegliere Unimol dunque per gli studenti campobassani. Unimol che dalla scelta iniziale, fin quando si è potuto, di tornare alle attività in presenza, è stata premiata, rivendica il rettore. Ci è sembrato giusto anche rimandare un attimo, eravamo già pronti con l'intesa quadro, ma legarla al giorno di partenza, altrimenti a volte si fanno gli annunci e non si arriva mai all'iniziativa. La realtà è che il rapporto col Comune è un rapporto molto forte, ma devo dire anche con la Regione. L'università si trova molto, la nostra università si trova molto bene in questo territorio, si sente accolta e dà, secondo me, tutto quello che può. Come sa, la scommessa di andare in presenza, fino a che è stato possibile, ha funzionato e quest'anno le iscrizioni, devo dire, sono andate molto bene. Mi piace dire che le borse sono a merito ai ragazzi che si iscriveranno naturalmente da noi, anche quelli che possono ancora iscriversi, ma è una bella idea anche di utilizzare l'università esclusivamente come strumento per selezionare i ragazzi che vinceranno la borsa. È importante perché è il segno, come dicevo, della fiducia e anche della trasparenza con la quale sono fatte queste iniziative. Un omaggio sentito è quello che la nota azienda di abbigliamento Fendi ha dedicato al tombolo isernino, con un video divenuto virale sulla pagina Facebook del brand. È stata ripercorsa la storia della tradizionale lavorazione artigianale con un occhio particolare sugli spunti di attualità. Vediamo il video. Qui siamo proprio dove c'è il monumento storico di riferimento, la Fontana Fraterna,
dove le donne si mettevano a semicerchio, anche 20-30 persone tutte insieme, dove lì parlavano e nello stesso tempo eseguivano questi loro lavori. L'amore può essere definito il mio impegno in questo lavoro. A me, io faccio questo lavoro, è una soddisfazione, è un impegno che io ho, a me il merletto piace proprio. Ci avviciniamo allo sport e dunque vi presentiamo la puntata di domani sera alle 21 di Conto alla Rovescia, che si occuperà proprio di sport. Previsti tra gli altri gli interventi del presidente della FIGC Molise Piero Di Cristinzi, del numero uno del CONI regionale Guido Cavaliere. Allora sentite il conduttore Pasquale Damiani. Come ogni venerdì sera, torna domani alle ore 21 Conto alla Rovescia su questa rete. Parleremo dell'emergenza Covid nello sport, l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo e ci sta costringendo a riprogrammare la nostra quotidianità. Siamo chiamati a restare a casa, a incontrare molto di rado parenti ed amici, a non fare sport o a coltivare le nostre normali abitudini. Anche il mondo dello sport si è fermato, gli impianti sportivi sono chiusi, gli allenamenti sospesi e tutte le manifestazioni rinviate fino a data da destinarsi. Forse molti di voi penseranno che lo sport sia una di quelle attività che può essere sacrificata a favore della sanità pubblica e che una partita di calcio annullata o un periodo senza allenamenti non siano la fine del mondo. Giusto, ma per chi vive e dedica allo sport molte ore del proprio tempo, questo stop ha comportato una completa rimodulazione della propria vita. Mesi e mesi di duro lavoro, di fatica sia fisica che mentale, di ore passate sui campi di calcio, di basket, di pallavolo, in palestra, in piscina, sui campi da tennis o in sella ad una bici, in previsione di importanti gare che ora non si sa se verranno mai svolte e quando. Ma lo sport abitua al sacrificio. In questo momento il miglior sacrificio che possiamo fare è quello di rispettare le regole e fermarci. Ma come stanno affrontando allenatori, tecnici, dirigenti questa situazione e di cosa sentono di più la mancanza? Di tutto questo ne parleremo domani sera alle ore 21 nel corso della puntata di Conto alla Rovescia. Tra gli ospiti il presidente regionale del CONI Guido Cavaliere, il presidente regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio Piero Di Cristinzi, il coach della Magnolia Basket Campobasso Mimmo Sabatelli, il presidente del Campobasso Calcio Mario Giosuè, il presidente del Vasto Girardi di Andrea Di Lucente, il presidente dell'Isernia Calcio Francesco Paolo Traisci, poi l'allenatore dell'Isernia Calcio Fabio Di Rienzo, in più Bernardo Centracchio, titolare della palestra CST e consigliere nazionale di judo, il fisioterapista Walter Primavera, titolare anche lui di una palestra, e Fabio Sperra, direttore sportivo della scuola calcio San Leucio Volturnia. Quindi un parterre di tutto rispetto, una trasmissione quindi densa di significati dal punto di vista sportivo, in attesa che questo Covid restituisca un po' la vita a tutti, perché ormai stiamo vivendo un periodo che ci sta costringendo a riprogrammare la nostra quotidianità. Appuntamento quindi a domani sera con Conto alla Rovescia alle ore 21 su questa rete. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo.
Previsioni del tempo per venerdì 20 novembre: sul Molise cielo coperto e piogge caratterizzeranno l'arco della giornata, venti in rotazione dei quadranti orientali, mare poco mosso. Queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 8, massima 11 gradi, Isernia minima 10, massima 12 gradi, Termoli minima 14, massima 17 gradi, Venafro minima 11, massima 13 gradi. Davvero tutto con questa edizione, l'informazione torna alle 19.30, sempre in diretta con la collega Valentina Ciarlante. Linea alla regia, consigli per gli acquisti, subito dopo c'è la pagina sportiva, tra poco. Lo sport questa sera, nuovo appuntamento con Molise Sport a partire dalle 21. Si parlerà di calcio, di Serie D di Michele Scorrano, di basket, musica e altro ancora. Collegamenti Skype e telefonici, video, clip, interverranno Rossella Ferro, DG la molisana Magnolia Campobasso, il presidente regionale del CONI Guido Cavaliere, Raffaele Dirisio, Alfredo Aberico, Mirella Scorrano, il presidente del Seregno Davide Erba, l'avvocato Cinzia Calabrese ed il giornalista e cantante della Vasco Rossi cover band Leandro Lombardi. Dunque non perdete l'appuntamento di questa sera con Franco Presutti a partire dalle ore 21. Ora parliamo di calcio di Serie D, del Campobasso. Campobasso è in stand-by. Tutte le ultime novità nel servizio. Allenamenti sospesi, Campobasso in stand-by in attesa di conoscere tempi e modalità di ripresa. Gran parte del gruppo rosso-blu è rimasto in città, solo alcuni tesserati, quelli le cui regioni di residenza sono gialle come il Molise, sono rientrati a casa. Allenamenti singoli, questo è il menù che lo staff tecnico ha consegnato ad ogni singolo elemento. Allenamenti mirati per cercare di mantenere la condizione fisica. Sulla tempistica relativa alla ripresa in gruppo invece non ci sono certezze. Cudini e soci sperano di riprendere il prima possibile, ma al momento non ci sono date certe, magari solo con una parte della rosa, con i calciatori negativi che non hanno contratto il virus. I positivi asintomatici continueranno invece a svolgere i compiti singolarmente. Insomma, una situazione surreale e di grande incertezza che certo non aiuta una squadra che si era messa in testa di conquistare la vetta della classifica e di rimanerci fino al termine della stagione. Obiettivo pienamente centrato in questo scoppiettante inizio di stagione, con i lupi capaci di centrare 4 vittorie e un pareggio a Castelfidardo. Un cammino poderoso e una marcia in più significativa rispetto agli avversari che si spera il Covid non andrà a compromettere. La speranza è quella di riprendere la prossima settimana, dice a Teleregione il DS Stefano De Angelis. In questo momento c'è un po' di confusione, tocca alla LND fare chiarezza, magari con un nuovo protocollo che ci permetta di tornare in campo e di giocare. Noi siamo pronti, aspettiamo solo l'ok per poter riprendere il cammino. Allora parliamo del Vasto Girardi, che invece si allena regolarmente in gruppo. Ovviamente non ci sono i 4 calciatori risultati positivi al Covid-19. Anche qui il contributo. Gli allenamenti nel quartier generale di Fornelli continuano senza soluzione di continuità. Assenti giustificati i 4 calciatori positivi al Covid rientrati nelle proprie abitazioni. Solo uno di loro ha deciso di restare in Molise e come gli altri è in isolamento fiduciario. I 4 sono asintomatici e stanno bene, fanno sapere dal club. La maggior parte della rosa dunque è a disposizione di mister Fabio Prosperi, che non ha alcuna intenzione di perdere tutto il lavoro fatto da agosto. Per questo le sedute continuano con regolarità in attesa di sapere quando e come scendere in campo. È tutto in continua evoluzione, spiega a Teleregione il direttore generale Antonio Crudele. Sappiamo che ci sono diverse soluzioni al vaglio della Lega Nazionale Dilettanti, che il prima possibile dovrà decidere come muoversi. Non ripartire significherebbe sancire la fine di tanti club che con entusiasmo e sacrifici in estate hanno ripreso l'attività. Ovviamente il tutto andrà organizzato, continua Crudele, garantendo la sicurezza di tutti, perché la salute viene prima di ogni altra cosa. Va da sé
conclude che è necessario un nuovo protocollo che stabilisca con chiarezza quando fermarsi e quando giocare, regole che riteniamo siano fondamentali per tutti. Bene, tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per averci scelto e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.